Michele Menchetti lancia la sua squadra in vista delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre. La lista pentastellata si è presentata alla città nella Sala Rosa del Comune di Arezzo. Quali saranno i temi che vorrà portare in questa campagna elettorale? Beh, assolutamente. Purtroppo in questi ultimi mesi Arezzo si è distinta per una politica non pulita, soprattutto nelle partecipate. Una nostra proposta e anche una nostra sfida a tutte le altre coalizioni è di fare una svolta per le nomine delle partecipate. Noi abbiamo proposto una commissione dove all'interno della commissione verranno selezionati solo i curriculum per competenza e qualità, mai più partiti all'interno del servizio pubblico. Allora, sulla sanità, quali sono le vostre proposte? Visto che lei viene proprio da questo. Sì, allora io devo dire una cosa, mi sono adesso pensionata, ma la cosa più importante per me è poter dare il contributo attraverso un osservatorio privilegiato che io ho avuto di verificare nel corso del tempo le disfunzioni che nel sistema sanitario sia ospedaliero che anche territoriale ci sono. Devo dire che mi sono molto avvicinata negli ultimi anni al tema delle donne, al tema del femminile, lavorando 20 anni nel consultorio familiare di Arezzo e inventando dei nuovi servizi quali lo spazio mamma per l'allattamento, quindi mettendo in piedi un lavoro anche con le scuole per quanto riguarda le tematiche giovanili, un tema molto caro a me perché con le scuole ho lavorato veramente per 20 anni, forse anche di più, e quindi cercando di immaginare un territorio ricco da arricchire in un discorso diretto con tutte le istituzioni che ci sono, ottima condizione per poter prevenire la devianza, perché l'unica cosa che può salvare la nostra esistenza è lavorare sul piano culturale della maturazione della consapevolezza con i giovani, con le mamme, con i genitori prima che il danno venga fuori.